cake, stiamo arrivando! Blue cake, stiamo arrivando! Blue cake, stiamo arrivando! Blue cake, stiamo arrivando! Blue cake, Blue cake, Blue cake! Un podcast di Sandro Fuffo Bernardini e Nicole Fondato. Buongiorno ragazze e ragazzi, bentrovati a Plum Cake, oggi che è mercoledì 27 novembre 2024, scusate il piccolo ritardo, ieri avevamo detto che forse qualche minuto avremmo tardato ed è stato così, però dobbiamo recuperare a questo punto e allora fiondiamoci nel giro di boa della settimana, traguardo parziale che però è già qualcosa. Quindi lo accogliamo così, con positività, così come siamo molto positivi e vogliosi di stare insieme a voi per la prossima oretta. Come sempre ci sono io, Sandro Fuffo Bernardini, ma soprattutto lei, Niki Nicole Fondato. Bella senza trucco la mattina che ti svegli con il sole. Buon giro di boa amici blocchisti, pronto, ci sono carica a pallettone. Non ero pronto. Sei pronto a questo acuto. Buon giro di boa mercoledì amici, ci ritroviamo un pochino in ritardo come ha detto Fuffo e abbiamo registrato lo sceneggiato radiofonico settimanale che è una cosa divertente ma ci richiede qualche minuto, su Radio Rock. Più, poi a un certo punto siamo dati alla macchia. E l'entusiasmo è perché ogni giorno, io vi giuro, si rinnova l'amore veramente per voi, amici Plum Cakers, perché credo di poter dire che è una piccola community, ma forse la migliore che si possa auspicare. Ogni tanto lo ripeto, ma ci sono dei giorni in cui lo devo ribadire di più, perché proprio non vedo l'ora di tornare a casa. E voi siete casa in qualche modo. Comunque non sta scherzando, Nicola sì. Dice sempre questa cosa che... sente la differenza, ma non perdiamo tempo, Niki, è mercoledì come dicevi te, il giro di boa, è giornata tosta, però è già un obiettivo parziale, portiamola a casa, tutti insieme questa giornata. Voglio sapere come state, come vi sentite stamattina, siete già sfranti, cotti, oppure avete ancora un briciolo di energie? E soprattutto, che cosa attendete della giornata di oggi? Ovvero, che ne so, il ritorno a casa, andate al cinema, un film, qualcosa. Qual è il momento di relax di oggi, di mercoledì 27 novembre? Tu, ad esempio, che cosa attendi come fosse... Ragazzi, oggi non ecco, ho... Ecco, si è illuminata! Allora, io oggi sto attendendo il pomeriggio. Dopo il podcast vado in palestra, vado in piscina, non ho altri impegni, non ho altre la cose pesciolina. Da fare, faccio la pesciolina e poi oggi voglio finire un pezzo di maglione e proprio relax, stare a casa, fare le lavatrici, le cose comunque che fammi non ho dire, fatto da due settimane. La vita loca proprio. La vita loca, sto attendendo questo. Io invece voglio vedere i miei video su YouTube, stare lì un'oretta a informarmi di geopolitica e la chiudo lì. No, vabbè, se avete qualcosa di bello in questo mercoledì, magari raccontatecelo. Dove siete? Che state facendo? State lavorando? Siete nel traffico? Tutto questo e tanto altro potete scriverci, anche mandarci note audio attraverso i contatti. E allora amici, se volete inviarci note audio o messaggi per iscritto, il numero lo conoscete, il 379-1472-032. Ve lo ricordiamo, insomma, anche se non riuscite a connettervi in diretta e volete recuperare le puntate in differita e commentarle al nostro numero di messaggi, sapete che è sempre a vostra disposizione, noi prima o poi vi leggiamo. E se appunto non riuscite in questi giorni a recuperare le puntate in diretta, c'è il nostro canale YouTube che è a vostra disposizione, seguitelo se non l'avete già fatto, ma anche le principali piattaforme di streaming come Spotify. E ieri è stata divertente Silvietta, che saluto con grande affetto, che ci ha scritto: ragazzi, oggi per la prima volta vi ascolto su Spotify, ma è normale che vi sento leggermente più veloce del solito?
In realtà aveva messo a 1,2 per. Perché c'è la possibilità comunque effettivamente di aumentare lo scoperto io proprio grazie alla segnalazione di Silvietta. E io ovviamente ho infartato, ho detto guarda calla, ho fatto qualche disastro. E invece no. Però potremmo parlare a 1,2 per stamattina tutto così. Allora ragazzi, tra poco leggiamo i vostri messaggi, che bello, 379. Non lo faremo, no. Che ci viene l'ansia soltanto a sentirti parlare così a 2 per. Io ogni tanto le faccio queste cose. Sì, esercizi di stile puro. Quando sto al bagno comincio a fare buonasera a tutti, eccoci. Nicole pensa che ci sia qualcuno in bagno, invece e invece no. È lui invece che no. Sta parlando comunque con se stesso. Per quanto riguarda invece il supporto al podcast, avete diversi modi. Potete rinnovare l'abbonamento con Amazon Prime, è gratuito se avete l'abbonamento. Ogni mese va rinnovato, ma rimane sempre gratuito per un canale a vostra scelta. E speriamo che la scelta ricada su Plumcake Podcast. Potete anche donare su Buy Me a Coffee e Coffee, trovate il link in descrizione. Veniamo al plunchettone, ragazzi. In queste, tra oggi e domani, definiamo tutte le cose che ci sono da definire. Noi staremo individuando come data, come l'anno scorso per chi c'era o per chi comunque sapeva dell'evento ma non era riuscito a venire. Avremmo individuato insieme a Luca Sibillano, il pasticcere che fa la pasticceria è la sua, conta il suo parere. Giudizio e parere. Dovrebbe essere il 21 di dicembre. Sabato il pomeriggio, quindi noi speriamo che sia una data che sia consona per il maggior numero di plumcakers possibile. Eventualmente voi provate magari non provate a dirci niente, decidiamo che è il 21 perché sennò poi diventa un pasticcio. Però ecco. Allora, aspetta, partiamo da una cosa. Domani faremo il post riepilogando. Innanzitutto di che si tratta? L'anno scorso, una idea della coppia Sibillano fondato, abbiamo creato questo panettone a forma di plum cake, ribattezzato il plunchettone. Abbiamo fatto anche un evento il pomeriggio di consegna. Ed è stato molto molto carino, molto molto, molto figo. Un'occasione anche per incontrarci, stare un po' insieme. Tra l'altro è buono come poche cose al mondo. Chi l'ha mangiato sa che non stiamo millantando. E quindi ci farebbe piacere rifare un'altra pomeriggiata insieme in cui si consegnano questi plunchettoni. E pensavamo proprio a sabato 21 dicembre e ci farebbe piacere che ci foste, chiaramente, esatto. Per un brindisi, ecco. Domani ovviamente vi comunicheremo anche la modalità, che sarà leggermente diversa rispetto all'anno scorso, per prenotarlo e pagarlo, quindi cambieremo un po' qualcosa per mantenere comunque il prezzo dell'anno scorso, quindi calmierato rispetto a tutto il resto, e questo per noi è importante. E quindi vi faremo sapere come fare per prenotarlo ed acquistarlo. E poi ovviamente ci farebbe piacere, sia che voi acquistate il plunchettone, sia che voi non lo acquistiate, vedervi comunque il 21. È un'occasione per stare insieme, per farci gli auguri. E questo ci fa la molto, cosa molto bella piacere. Sia a Natale scorso che a Pasqua scorsa è stata veramente l'idea di famiglia, sì. Persone che non si sono mai viste, che si conoscevano lì, che ma hanno in chiacchierato tutto il pomeriggio. Era come se si conoscessero da 15 anni. E quindi ci farebbe molto piacere. Vediamo un po'. Vabbè, domani però vi diciamo. Diciamo tutte le cose come stanno. Allora, facciamo un po' di saluti a chi ci sta scrivendo. Vediamo, torniamo dall'inizio. Mazza, stato iscritto già in questi minuti che abbiamo cianciato. Dunque, c'è Alessandro, Arianna, Manu che ci scrive. No, questi sono quelli di ieri. Perché c'ho i messaggi di ieri? Scusate. Però, vado io. Allora, cominciamo da Rosanna, da Sepp, ciao, da Torino. Silvietta per l'appunto, Ariana, Noemi, ciao Noemi, buongiorno a Lila che dice: ma vedi Fuffo col cappellino? Hai visto? Questo è il nuovo look sbarazzino. Allora io delle ho capito 11, che eh? Mi concentro di più col cappellino, quindi ecco. È come, è come Over the Top, lui che è Stallone che doveva girare il cappellino. Sono quando come nei punti Yannick decisivi. Sinner. Buongiorno, Manu dice il 21 io sono a Napoli, no. Non posso esserci. Però invece è molto tenera Eleonora che dice: allora io aspetterò il 21 comunque come cosa positiva, come proiezione positiva, non della giornata ma della vita. Ciao Claudia, ciao Arianna, Livia. Niki, ti ho sentita stamattina, non so te ma io sono avvilita. Tra l'altro discorsi uomo-donna purtroppo li fanno anche alcune donne, non credo che evolveremo mai. Perché stamattina Nicola ha passato 3 ore a parlare di che cosa? Questione di genere. Comunque questioni siamo partiti dalla sentenza, o comunque dalle dichiarazioni della difesa di Turetta durante il processo, dei capi comunque che sono stati letti anche in aula, dei campanelli d'allarme che aveva scritto Giulia Cecchettin, insomma, che poi l'hanno fatto decidere di lasciare Turetta. E poi da lì ovviamente abbiamo iniziato a parlare di violenza di genere.
e un negazionismo così forte sulla violenza di genere da parte del, insomma, di chi ascoltava, io non me l'aspettavo. Io mi rendo conto, cioè, per questo a volte ho proprio la sensazione della fortuna e del privilegio che abbiamo avuto noi anche in tanti anni, ad avere un pubblico invece molto più recettivo su questo tipo di argomenti. E quindi a volte mi rendo conto che noi siamo in una bolla in cui ci circondiamo di persone che più o meno la pensano come noi, anche l'algoritmo un po' ci protegge, no? Quindi magari seguiamo e ci vengono proposti contenuti, insomma, simili, affini alle nostre. Comunque oggi ti assolvo, Niki, non sarà la quarta ora in cui parliamo dell'argomento, perché non gliela fai più. Anche perché, guardate, è speranta, cioè, questa donna. Anche perché io non è che mi sottraggo, cioè comunque è un argomento che sento moltissimo e se bisogna comunque mettersi in gioco lo faccio. Non è la mia comfort zone, cioè, oggettivamente, cioè quello che faccio è un altro tipo di intrattenimento. Noi abbiamo comunque cercato anche di proprio chiamarlo Plum Cake, proprio perché vogliamo vogliamo commentare in modo soffice. Comunque, poi ti ripeto, quando c'è il momento di esporsi lo facciamo, insomma, molto volentieri, quando c'è un momento di dibattito. Però ammetto che non mi ha, cioè, mi ha un po' sconfortato anche a me come Emanuela a rendermi conto che siamo molto indietro, molto molto indietro su queste questioni. Arianna, scusate, ma solo a me hanno cominciato a dire pensiamo al menù di Natale, che prepariamo? Io ancora no. Vabbè che nella famiglia Fondato, io spesso sono ospite della famiglia Fondato, il menù è quello e non si cambia mai. Il menù è lo stesso da quando sono nata e tutte le volte che abbiamo provato, e generalmente le innovatrici della famiglia, io e mia madre, a provare a dire ma forse non sarà il caso di cambiare, c'è una difesa strenua da parte proprio della... Quindi siete le forze progressiste del menù di Natale. Del menù, e non c'è verso, cioè anche perfino i tortellini devono essere comprati nello stesso negozio e guai, cioè non è che possono arrivare da un'altra parte, quindi non si riesce a cambiare nulla del menù. E allora Arianna, tu come hai risposto però a questa domanda? Pensiamo al menù di Natale che prepariamo. Hai già la risposta pronta, qualche chicca? Arianna dice ci picchia, il 21 non ci sto, però il plunchettone ovviamente lo prenderò. Come non ci sei, Arianna? Magari parte. Allora, Ariele, buongiorno anche a Roberta. Che cosa ci scrive? Che lei si porterà un menù celiaco. Però parteciperà. Perché appunto. Sì, è vero, il cappellino mi tiene le idee al caldo. Sì. Fuffo con il cappellino unguro, mitico sponsor laziale anni 90, è vero. Hai ragione, che poi sarebbe Ambro, però io la chiamo Umbro perché per me è sempre stato tipo Umbro marchigiano, esatto. Per capirsi. Salutiamo anche Valentina, sì, che ci oggi vi ascolto in diretta finalmente e lei invece è, apprezza il 21. Saluto anche Kate, che ieri ci ha inviato una foto mentre ci ascoltava con Alexa Echo Show. Mi hanno regalato Alexa Echo Show, siete la prima cosa che sto ascoltando. Io non ho idea di cosa sia Alexa Echo Show, ma è bellissimo. È un dispositivo per, insomma, di Alexa, ci sono vari tipi, vari modelli. Qual è la differenza tra Alexa e Alexa Echo Show? No, Alexa è sempre Alexa, però... Però questa è Echo Show. Echo Show è perché c'è Echo Dot, ci sono vari modelli di Alexa. Kate, brava così, diffondi il verbo. Salutiamo anche invece la Arianna, un'altra Arianna, dovrebbe esserci il 21... Anna Rita ci dà il buongiorno, sofficezze, noi così vogliamo essere, soffici. Allora lo ripetiamo, probabilmente il 21 dicembre facciamo il Plunchettone Day, sabato, sì. Domani confermiamo, anche perché è l'indicazione che ci ha dato Luca sul 21 e quindi... Sì, ci stiamo coordinando, siamo leggermente in ritardo rispetto all'anno scorso, però magari quest'anno è anche più semplice perché moltissimi di voi già sanno di che si tratta, quindi sarà anche più facile da spiegare. Allora io sto prendendo alcuni ascoltatori come dei fact checker. Ovvero, quando sono in dubbio su qualche notizia, contatto chi di dovere. Certo. E in questo caso ti porto a Rovaniemi. Dov'è Rovaniemi? In Lapponia finlandese, è il capoluogo della Lapponia, dove c'è il villaggio e la casa ufficiale di Babbo Natale. Perché ieri c'erano diversi articoli su Repubblica, ma anche sulla Agi, in cui si parlava del problema neve, ovvero il villaggio di Babbo Natale non è innevato e siamo a fine novembre. Quindi crea poca atmosfera. Eh sì, è che la neve fa, insomma, fa un po' tutta l'atmosfera per quanto riguarda il Natale, e effettivamente... Il triste Natale di Santa Claus, di cui riportano anche delle dichiarazioni, un Babbo Natale triste per l'assenza di neve, Mojo...
Però Babbo Natale, questo è il tuo momento, non mi puoi essere triste, i bambini hanno bisogno di te, caspita. Mi devi stare sul pezzo, Babbo Natale. Allora Babbo Natale dice, mi aspettavo che ci fosse molta più neve, però ho la fortuna che le mie renne possono volare al di là delle condizioni climatiche, quindi bambini non vi preoccupate. Lo associa Repubblica al cambiamento climatico, ma qualche settimana fa Eleonora, ai primi di novembre, in realtà era a Rovaniemi e Rovaniemi era innevata. Era innevata. Chi ha ragione, chi ha torto? Oppure cosa è successo alla neve di Rovaniemi per così oppure cessare. La Lapponia era talmente triste del fatto che Eleonora se ne sia andata e a dire basta, sapete che c'è? Basta neve. Vi faccio vedere anche ecco le belle foto. Ecco, vedi, Arianna dice: strano, il mio amico finlandese mi ha detto che nevica già da fine ottobre. Vedi? E quindi chissà, forse c'è questo villaggio di Babbo Natale che ci stanno mentendo per fare pubblicità. Allora, l'articolo è curioso perché in prima persona, secondo me, il giornalista che andava lì a Rovaniemi voleva la neve, non l'ha trovata. Ha rosicato. Si è piccato. E ha scritto un articolo dicendo: dannazione, non c'è la neve. Credendo di essere Babbo Natale lui stesso. Dice che c'è molta pioggia e quindi non attecchisce la neve. Tra l'altro dagli anni 80 viene definito quella la casa ufficiale di Babbo Natale, con tanto di indirizzo postale a cui inviare le lettere, a cui rispondono, sì, no, gli elfi, ce n'era qualche schiavo là. No, per i bambini, ci sono gli elfi. Sottopagato. Cioè, ci sono gli elfi, è vero, ci sono gli elfi. Che hanno tutto il contratto a tempo indeterminato, sono trattati sempre benissimo. Hanno anche il sindacato degli elfi, quindi è tutto in regola, che si occupa. E mi diceva i prezzi, Eleonora, allora, il villaggio di Babbo Natale è gratis. E tu ci puoi andare al villaggio che sta a 8 km da Rovaniemi, non si paga, però tutto il resto si paga tantissimo. Per farsi una foto con Babbo Natale sono 40 euro. Ah, ci picchia però, è soso Babbo Natale. Dice Eleonora, per pagare gli elfi. Per accarezzare un husky sono 35 euro. Allora, io... Questo è il racket di Babbo Natale. Io sapete che ho una passione smodata per i cani, ma non so se per accarezzare un husky sarei disposta a pagare 35 euro, anche perché se vai al parco degli acquedotti mai un husky lo incontri. Se vuoi portarlo fuori a fare una passeggiata, un'ora sono 100 euro. Pure per portarlo a camminare, scusate, ma che stai scherzando? La mafia di Rovaniemi, scusate. Scusate, ma mi sembra un po' tanto. Se ti stampi e prendi il video dell'incontro con Babbo Natale sono 90 euro. Poi dice la Finlandia è il paese più ricco d'Europa. Vabbè, sì, ti credo, si basa proprio tutto sui turisti. Magari per loro, diciamo, con il loro costo della vita e con i loro stipendi, magari 35 euro sono come i nostri, che ne so, 10 euro. È vero che è fighissimo. È fighissimo, capito, però cioè, mi sembra leggermente tanto. Sì. Mentre tu magari mi volevo leggere questo messaggio qui di Arianna che dice: no, ragazzi, magari partissi a un torneo di calcio di mio figlio grande, il saggio di ginnastica della piccola, tutto un incasso il 21, se vi troviamo ancora magari possiamo passare proprio sul finire per un saluto e un brindisi al volo. Ma certo, noi come l'altra volta, insomma, c'è anche ma chi certo. arriva all'ultimo momento, insomma, ognuno arriverà alla spicciolata, non è che dovrà rimanere tutto il pomeriggio lì. Quindi se fosse così sarebbe meraviglioso se riuscisse a passare anche solo per 5 minuti per un brindisi. Allora, Marco che dice: bella la neve, belli i cani, bello tutto. Mi sa che quest'anno vado al villaggio di Babbo Natale al castello di Lunghezza sulla Collatina. Sì, esatto. Forse sì. E sentirai le stesse vibes finlandesi. Esattamente, in effetti. Allora, Eleonora, che appunto c'è stata, anche senza neve, puoi fare il giro su una slitta a rotelle trainata da una povera sofferente renna sempre a 120 euro. E noi ci lamentiamo, come giusto che sia, oggi stiamo scardinando un sistema, il sistema della tirannia di Babbo Natale. Come si chiamano? Le botticelle. Sono le carrozze trainate da cavalli con cui i turisti si fanno il giro. Che poi adesso immagino che a Roma neanche ci siano, perché a Piazza Venezia generalmente stavano lì. È tutto non so giuso. Se le hanno tolte lì, eh. Comunque, insomma, oltretutto ancora. Non solo la povera sofferente renna ti deve portare in giro per la Lapponia, ma pure 120 euro, 100.000 euro, signor Giovanni, per fare il giro. Vabbè, è anche vero che immagino che l'economia della Lapponia si basi esclusivamente sulla città di Rovaniemi e sul villaggio di Babbo Natale, perché non c'è niente,
c'è il segno però dell'inizio del circolo polare artico. Esatto. Perché da lì a nord comunque siamo al polo. No, ma vorrei chiedere a Eleonora però se in tutto questo tu qualcuna di queste esperienze le hai fatte, cioè se sei pagato per qualcosa. Però se di vai questo lì tipo. No, uno va a Romania solo per il villaggio di Babbo Natale, sì, che è fichi, però mai lo guardi, però non fai tutte queste attività più esose. No, questa è una cosa che farei io. Se un posto è gratis ma le attività si pagano, io vi vedo da fuori. Fai solo il giro delle attività gratuite e poi basta. Dice, una volta che sei stata lì, no, nessuno, ho solo conosciuto Babbo Natale. Però mi diceva un Babbo Natale con lo sguardo un po' spento. Però sto poraccio sta 40 ore al giorno. Poi era pure un po' triste perché dice che non c'era la neve quest'anno. Poi a chi dobbiamo dar retta? Poi magari erano anche 70 ore che stava lì a abbracciare la qualsiasi e quindi era un po' stanco. Vabbè, comunque si dovrebbe chiamare il sindacato anche di Babbo Natale. Comunque l'articolo che vi ho citato lo trovate online, perché si diceva proprio che mancava la neve. Seppur, dice, il termometro segna 2 gradi. 2 gradi è la temperatura perfetta per la neve, quindi non lo so, forse un po' esagerato questo articolo. Invece in Alaska, nella città di Utqiagvik, perché è Inuit, Utqiagvik, che una volta era conosciuta come Barrow, poi hanno messo il vecchio nome precoloniale, quindi quello Inuit, che è la città più a nord degli Stati Uniti, forse del mondo, perché si trova proprio a nord dell'Alaska. È iniziata la settimana scorsa la cosiddetta notte polare. Essendo il paese più a nord, lì è veramente notte. Al polo, quindi anche in Finlandia e in Norvegia, un po' di bagliore, qualche luce c'è durante il giorno, qui invece è proprio notte e lo si vede benissimo nella serie TV che abbiamo visto. Che era? Stavo pensando esattamente cosa, a quello, proprio con Jodie Foster nella quarta stagione, che è ovviamente True Detective. Bravo. Quindi loro per 67 giorni non vedranno il sole, non arriva proprio all'altezza dell'orizzonte e sarà tosta, le temperature andranno dai meno 25 ai meno 45, però sono abituati. D'estate c'è il contrario, ossia l'estate polare, e pure lì non vedere mai il sole che c'è tramonta. C'è anche un film, se non erro, si chiama Insonnia, con Al Pacino, in cui c'era proprio questo problema, che lui per un periodo doveva star lì e dove c'era sempre la luce, e nel periodo in cui c'era sempre la luce, e che stava impazzendo perché non riusciva a dormire. Cioè questa è la trama del film, sono abbastanza claustrofobico. È anche vero che secondo me devi essere bravo a isolarti dentro casa, no, e a trovare i tuoi bioritmi. Sì, però certo, se non sei abituato è un passaggio molto complicato. Io ricordo che quando sono andata a Stoccolma, che faceva buio l'esperienza che ti ha traumatizzato di più in tutta la tua vita, la racconti ogni settimana, ma voglio vedere se c'è qualcosa di nuovo. No, perché se non sei abituato anche per pochi giorni, il fatto che faccia buio, che ne so, all'una era già buio, alle 3 erano già chiusi i negozi, avevi proprio tutto il sonno veglia completamente sballato. Quindi io immagino che non vedere la luce mai, o vedere solo la luce per tanto tempo, se non sei abituato anche per pochi giorni, ti può creare veramente uno sfasamento totale, perché effettivamente è molto impegnativo. Quindi anche per i turisti non deve essere semplicissimo. Io ho sofferto tantissimo. Cioè, mi ricordo, andavamo a letto, che so, alle 8 di sera, e poi ci svegliamo a mezzanotte convinti che fosse il giorno, invece no. Quindi insomma, ti può cambiare tutto il ritmo circadiano, vogliamo dire circadiano? Diciamolo, non è mai abbastanza dire la parola circadiano. Allora, Silvia, e te, sono stata nel nord della Norvegia a febbraio e il buio pesto alle 2 di pomeriggio mi ha messo a dura prova. Oh, vedi che meno male, perché... Poi capirai, per un popolo mediterraneo come il nostro, la mancanza di sole e di luce ti ammazza totalmente. Ma in effetti, appunto, se non sei abituato, e comunque... È veramente difficile abituare, proprio il corpo non si riesce ad abituare, ed è stranissimo effettivamente, perché finché non lo provi non riesci a capire quanto invece ti possa mettere a disagio proprio fisicamente. In Scozia, le Isole Ebridi, il sole tramontava tipo alle 23:30. A me già creava uno scombussolamento a Siviglia, dove il sole, no, tramontava alle 22:10. In Cornovaglia, per esempio, d'estate, anche lì il sole tramonta, cioè, molto tardi, cioè a orari, alle 10 magari tu ancora vedi il sole, ed effettivamente ti rendi conto soltanto lì quanto sei abituato all'alternanza giorno-notte, che si allunga un po' d'estate e si accorcia un po' d'inverno, ma tant'è, insomma.
qui sono proprio degli sbalzi molto grandi. Però ecco, sarei molto curiosa comunque di andare in Alaska. Cioè, è una cosa che farei volentieri. Non so se pagherei 120 euro per la slitta di Babbo Natale, però è un viaggio. In Alaska che vai a fare, però? Ti ammazzi di pizzichi d'inverno? Lì vai vorrei a fare... proprio vederti. Ora ti con Buy Me a Coffee o Coffee ti compriamo un biglietto per l'Alaska. Ma solo a me. E solo a te. E mi racconti che cacchio fai dalla mattina alla sera, te e gli Inuit. Allora, siccome noi abbiamo per fortuna tra gli amici Bluncakes abbiamo comunque persone competenti in ogni materia, ed Eleonora fa questo proprio di mestiere ed è esperta. Eleonora, cosa comprale si fa? Un biglietto per l'Alaska. Cosa si può e fare? E vediamo in che ci racconta poi. Cioè, esperienze di viaggio che si possano fare in Alaska. Perché io ci andrei domani. In mezzo ai non grizzly. So se nel periodo in cui è solo notte o solo giorno. No, è solo notte, dicevo quel periodo lì. È solo notte, è solo notte, però lascia fare, solo notte e tempeste. Che tu sei lì anche chiuso in una tempesta. Tu mi vuoi lasciare in mezzo agli orsi polari? No, voglio vedere, è un esperimento. Però io sono convinta che potrebbe essere un'esperienza molto sì, interessante. Sì, avete mai visto quel programma di quegli americani che si comprano casa in Alaska con il bagno fuori? Certo, perché lì poi è perché perché si gelano le tubature e quindi il bagno all'antica, è proprio la latrina. Vai in Alaska, tu e la tua saccutiella. Tu sei limitato, non ti vuoi far corroborare da un'esperienza. Beh, tu non faresti un'esperienza del genere. Io non voglio fare esperienze che siano lontane dal mio municipio. Cioè, Fuffo vuole rimanere sulla Tuscolana, possibilmente. Sì. Però mi spingo fino a Centocelle poi. E in Islanda? Ma in Islanda? No, in Islanda sì, dai. Non in questo periodo che è pieno di eruzioni vulcaniche, magari. Allora, vabbè, ci stava a parlarne. Tu hai parlato di sofferenza psicologica. Sì, oggi ho parlato di sofferenza per le tre ore di questa mattina. C'è un nuovo, signori, c'è il mio nuovo mito di cui accennammo tre settimane fa, ovvero lo psicologo della Roma. La Roma aveva preso, ha soldato questo psicologo di cui abbiamo una sola foto. Alla prima partita, Roma che perde col Bologna, e lui era disperato. Un uomo distrutto che a sua volta aveva bisogno di uno psicologo per riprendersi. Un uomo che doveva risollevare le sorti psicologiche della squadra. E oggi apprendiamo che dopo tre settimane lo psicologo se n'è andato. Si è dimesso, probabilmente ha bruciato la laurea. È andato in terapia. È dovuto andare in terapia. Poi pensate la situazione che c'è negli spogliatoi della Roma per aver creato questo disagio questo tangibile. Povero uomo di Tim Coates. Allora leggo che sono bastate tre settimane, di lui si ha solo questo scatto rubato, scrive il Corriere dello Sport. Sì, e poi non se ne sa più niente. E poi credo abbia fatto seppuku. Tim Coates, che è appunto uno psicologo inglese. Ma è un mental coach. Mental coach. Ha già lasciato la Roma e la capitale dopo appena tre settimane. L'hanno visto scappare, a gambe levate. Urlando, non ho mai visto così tanti matti in vita mia. Ha salutato il Fulvio Bernardini, non confermato dalla società. Quindi la Roma gli aveva dato tre settimane di prova, non pagata. Ho capito. E ha detto questo non ci serve. A parte il fatto che tu comunque se metti in prova qualcuno per fare un lavoro, allora non pagato, mi sa che l'ho detto pagare. Io, aspetta, fammi controllare. Controlliamo, non diciamo cose inesatte. Era in prova e non aveva ancora firmato alcun contratto. Esatto, quindi insomma, l'hanno messo in prova. Però capito, non è che è una questione, cioè, tre settimane, ora abbiamo pazienza. Non è che è famoso Iole, non è una magia, non è il talismano. Tre settimane anche per un lavoro psicologico sono pochine. Cioè, quindi anche per mettere alla prova, comunque fare un percorso con i giocatori, insomma, non è una magia, è uno sciamano, cioè, è uno psicologo, ma ha bisogno anche di tempo per operare. Forse allora ti do poche. Questa notizia a proposito di sciamani, perché la settimana scorsa era diventata virale, sempre di calcio si parla, e di Regno Unito in questo caso, con lo Swindon Town, un club di League 2, la quarta divisione inglese, che stava avendo delle grosse difficoltà e ha cambiato allenatore prendendo tale Ian Holloway di 61 anni. La squadra è penultima in classifica e lui ha cercato di risollevare le sorti di questa equipe, ma non ci è riuscito. In quattro partite ha perso due volte, ha pareggiato due volte e ha capito perché la sua squadra non vada. Dice è colpa degli spiriti maligni. Guarda, lo sai che secondo me forse la Roma è più plausibile lo spirito maligno.
ci allora, sta, va ci a sta. Spiegare cosa accade. Presenze malefiche legate al campo di allenamento che sarebbe maledetto in quanto costruito vicino a un cimitero antico. Dai ragazzi, chiaro. Noi siamo costruiti sull'antica Roma, vuoi che non abbiamo, cioè vuoi che anche noi non risentiamo di qualche spirito maligno? Allora, lui si rivolge alla moglie. Mia moglie è una grande appassionata di spiriti e quant'altro. Vede un tizio su YouTube, si chiama Casper Seitz. Lui sta collando tutta questa teoria, la sta collando alla moglie, peraltro. E in una puntata diceva proprio che lo stadio dello Swindon era costruito vicino a un cimitero. Allora, se 2 più 2 fa ancora 4, mi sembra ovvio. Mi ha chiesto, ma tu ci credi a questa cosa? Non lo so, ma nel dubbio vado a chiamare mia moglie con la sua salvia. Con la sua salvia. Certo. Per fare quelle cose lì e vedere se riusciamo a risollevare le sorti. Allora c'è Marco che dice: lo psicologo è scappato perché dopo ogni partita vedeva Juric che esordiva. Sono veramente euforico. Sì, sì, probabilmente sì, ma del resto so, lì ci voleva veramente. Però ti posso dire una cosa sulle trasmissioni che tipo Ghost Hunters, dove vanno in queste case presunte infestate di spiriti con che è il registratore audio, con il rilevatore di energie che ti catturano, sono fighe. Sì. Poi è tutto palesemente inventato. Infatti c'è Claudia che dice: si chiama Casper, coincidenze come il fantasmino più famoso del cinema. Ti è mai venuta voglia? Allora, devo dire che... Aspetta, ti è mai venuta voglia di cosa? No, devo dire che prima, in passato, almeno lo ricordo io, c'era la diceria di qualche casa, almeno nella mia scuola, alcuni miei compagni dicevano che ci fosse una casa infestata da qualche parte, quindi ti va di andare a vedere, io sempre col cacchio. Vabbè, ma questi sono gli adolescenti comunque. Vabbè, gli adolescenti, ancora si fa questa cosa? Ah sì, c'è ancora questa cosa, c'è la tavola quella lì. La tavola Ouija. Esatto, Ouija, per fare i suoi spiriti, che tu, la fascinazione per il mondo dell'aldilà ti porta un po' anche così a... Scusate, vedi questa questo è lo spirito maligno. Cioè, spirito maligno, vedi? Sedute spiritiche, quella cosa spiritiche. Che ti metti mano. Sì, mano. O comunque quando eravamo piccoli, queste cose di andare nel giardino abbandonato, la strega, cioè ci hanno fatto Blair Witch Project. Ma io voglio una vita mediocre, voglio una vita banale, senza. Però paure. Diciamo che da adolescenti è più giustificato, ma ci sono anche persone che comunque invece non voglio neanche banalizzare chi invece ci crede, studia questi spiriti, queste ma che presenze. Ma andare a lavorare. Quindi non voglio star lì a sindacare, però insomma è una cosa molto adolescenziale quella comunque anche di andare nei posti infestati. Poi c'è chi ci crede anche da adulto, ci continua a credere. Era Robbie Williams che diceva che la sua vecchia casa era infestata. C'era anche il cantante dei Blink, No, lui crede negli alieni. Negli alieni, ok, scusate. Però c'era qualcuno che aveva lasciato tutto per fare una trasmissione, sì, proprio gli alieni, era quello dei Blink, credo. Sì, era quello. E ci sono comunque tantissime trasmissioni anche negli States che erano riportate anche su D-Max, su Chiappa Fantasmi. Ma da vedere, sono piacevoli, eh? Perché ti aspetti, ma sono divertenti, poi... ma perché sono come intrattenimento tipo un film sugli zombie. Hanno anche la telecamera termica. La telecamera termica serve a rilevare dove arrivano delle masse di calore che in teoria dovrebbero indicare dei corpi. Sì, poi... E quindi tu vedi comparire a un certo punto tipo una macchia di calore. Dici, sì. Che cos'è? Il fantasma, eccolo! Oppure a volte sentono queste registrazioni che fanno in cui sentono un che magari è un refolo di vento e capite bene che insomma sembra tutto molto tirato per i capelli, però magari siamo noi che siamo scettici. Vedi che Marco ne sa, dice Fuffo, c'è una famosa casa infestata a Vermicino, pericolo 81. Sono pochi chilometri dalla Tuscolana. Ah, organizziamo una blunchettata Alaska. Alaska, in Alaska per forza. Tra l'altro sull'Alaska, aspetta. Ci sei mai stato tu a questo posto, a Vermicino, Marco? Aspetta, perché Eleonora risponde prima sull'Alaska a proposito. Dice, sicuramente deve piacerti stare in mezzo alla natura, che comunque è una premessa importante. Ci sono dei parchi fantastici e anche ghiacciai. No, vabbè, in alcuni periodi certo. Anche l'aurora. Quindi insomma, se ci va nel periodo giusto. Poi Arianna dice, quelle in TV sono delle mezze stupidaggini, è bello parlare con chi se ne occupa nella vita reale, se ci parlassi cambieresti idea forse. E allora non mi dire così, Arianna, che mi tenti. Fermati, allora, tu dici chi è che se ne occupa nella vita reale, sarebbe bello fare anche un'intervista qui su Plumcake, perché io voglio dire, io prendo sempre molto, cioè chi si appassiona alle cose merita. Allora, comunque... Arianna, io ho detto che è una buffonata quello che fanno vedere in televisione, perché in effetti lo è tutto acchittato per creare però il format. Però se tu veramente televisivo. Ci vuoi dare un contatto, sarebbe bello uno speciale sui fantasmi di chi mai appunto lo studio, e ci può mai dare delle... Ma mi fa venire l'ansia. Ah, c'è da sola. Quello magari mi dice che dietro qui alla scrivania
no, cioè. La faccio con Arianna, la faccio in doppietta. Allora, sentiamo Luca, che cosa ci dice? Eccolo qua, aspetta che si è spento tutto nel frattempo, abbiate pazienza un secondo perché... Ecco qua, Luca. Buona giornata, anche a me esperienza stranissima nel nord della Svezia. Stavo in vacanza con mio cugino, una sera ci hanno sciolti le donne, è stato tragico perché ci siamo trovati non proprio lucidissimi all'uscita di un locale trascinati da altre persone che non saprò mai chi erano, e fuori dal suo locale, praticamente dall'altra parte della città, non sapevamo più dove andare. La cosa strana è che era 1:30 del mattino ed era giorno pieno, cioè noi in quella facoltà mentale che avevamo, trovarsi del giorno a quell'ora della notte non me lo scorderò mai. Eh sì sì, deve essere è straniante. Sì, vi immagino tutti ubriachi e dicendo: ma è giù, giorno, ma è 1:30, sto peggio di quello che pensassi. Se è ancora esatto. Giorno qui, effettivamente. Ma che ci siamo bevuti stanotte? Allora, avvicinamento a Natale, ti dicevo, Nicole, qual è il film di Natale in Italia per eccellenza? Allora, un tempo era Una poltrona per due. Lo è ancora. Credo, è ancora una poltrona. Credo dal 1996 sia in programmazione il 24 dicembre su Italia 1. Seppure tecnicamente quello non è un film di Natale, ma è un film ambientato a Natale. Però ovviamente poi proprio per questo motivo è diventato, per lo meno in Italia, cult. Io l'ho visto una volta sola in vita mia e mi è bastata. Cioè non è che mi viene voglia di rivederlo. Vabbè, devo dire che se tu l'hai visto, lo so perché l'abbiamo visto insieme, l'hai visto comunque in tempi recenti, quindi se non hai questo ricordo da bambino è chiaro che effettivamente risente molto degli anni che ha. Cioè se non sei affezionato al film lo vedi adesso per la prima volta. Ma è pure figa la trama, la trama è pure figa. Però ad esempio se io vedo il Grinch in televisione, quello mi viene da... Però il Grinch, stiamo parlando, stiamo confondendo, diciamo, due generi molto diversi che, ti ripeto, il Grinch è invecchiato anche molto bene proprio perché è un fumetto. Questo, secondo me, risente molto degli... Mentre se voi pensate che Mamma ho perso l'aereo, che citava adesso Manu, è un film comunque degli anni 90, che Mamma quindi ho perso c'ha 30 anni allora, e passa. Mi metti, io penso che non regga proprio il confronto. Una poltrona per due, un Mamma ho perso l'aereo, ma tutta la vita Mamma ho perso l'aereo. È quello che sto dicendo io. Mamma ho perso l'aereo, nonostante abbia più di 30 anni, non è invecchiato male. Cioè è un film che ancora se lo vedi adesso non ti dà proprio la sensazione di essere vecchio. Mentre invece Una poltrona per due si sente, io lo trovo invecchiato male. Allora forse lo metto la sera del 24... perché stanno tutti a mangiare, quindi non se lo vede nessuno, no, non lo so. No, perché ormai è una consuetudine, è diventato quello. Adesso comunque hanno aperto anche a tanti altri film, appunto Mamma ho perso l'aereo, i Gremlins in seconda serata, sempre proprio fisso. Però arriva al cinema, la cosa curiosa è questa, credo che il 24 dicembre sarà di nuovo su Italia 1, ma lo mandano in versione restaurata al cinema il 9, 10 e 11 dicembre. E mi domando, ma chi è che lo va a vedere sapendo che tra due settimane, dopo due settimane lo vedi su Italia 1? È sempre il discorso che comunque al cinema è un'altra cosa, fa un altro effetto vedere i film al cinema, almeno ma io non per ci me. Credo, però non ci credo, chi è che ci va a vederlo? Però 9, potrebbe 10. Essere una cosa carina con gli amici magari che appunto se lo ricordano da è bambini presto, e andiamo tutti insieme. È troppo presto il 9 dicembre. Per... Dici? Non lo so. Io per esempio, ecco, se uscisse adesso, per esempio, ecco, per me un altro film di Natale, che per esempio in America è considerato di Natale proprio perché è ambientato la vigilia, che è Die Hard, io se lo potessi vedere al cinema e uscisse adesso lo andrei a vedere col veleno, ma col veleno. Ma infatti sono d'accordo, Die Hard te lo vai a vedere. Dipende quanto sei affezionato a Una poltrona per due. Perché ti presento Sally che ci cita Manu, quello lo vado a vedere. Certo, Una poltrona sì. Per due non credo. Andresti a vedere pure Love Actually, secondo me, Love perché Actually, a te piace molto. Love Actually è il mio film di Natale preferito. Però tu di tutti parli i così tempi. Perché a te ne frega niente, perché non è un film che vedi da bambino, l'hai visto da adulto e ti ha fatto l'effetto nì. Perché, ripeto, per me è invecchiato male Una poltrona per due. Adesso non so se chi lo conosce da quando è bambino ha avuto la stessa sensazione negli anni, però non è uno dei film degli anni 80 che io preferisco. Film che ha lanciato Eddie Murphy, a dire il vero, di John Landis con Dan Aykroyd, che già era famoso, ma lo stesso John Landis con i Blues Brothers, Animal House, eccetera, eccetera. Vabbè, io ve lo dico, 9, 10 e 11 dicembre al cinema. Per me, nonostante insomma l'abbia visto da bambino, non è uno dei miei film cult di Natale, cioè non è un film che riguardo molto volentieri, lo riguardo per tradizione ma molto distrattamente. Mentre ecco, se c'è Mamma ha perso l'aereo, io potrò vederlo 100 volte e 100 volte lo rivedrò.
Ma quanto una per due, è più la consuetudine di sapere che lo fanno. Che balto che fanno su Italia 1 il pomeriggio. Pomeriggio partono con i cartoni animati. Mi sembra che ci sia balto. Tra l'altro, se io dovessi parlare dei miei ricordi, per esempio di quello che per me era la vigilia di Natale, quindi un racconto molto personale, per me il 24 era il momento in cui prima di cena sulla Rai davano i cartoni di Tom e Jerry e soprattutto Tom e Jerry. Quindi per me la vigilia come di Natale solo Tom e Jerry. Tom e Jerry, Looney Tunes, però insomma Beep Beep, Roadrunner, insomma. Quindi per me la vigilia di Natale da bambina è la pubblicità della Coca-Cola, quella che abbiamo citato anche l'altro giorno, quella con l'albero di Natale, insomma, quella molto anni 70, e l'aspettare la cena con la zia che guardava appunto Tom e Jerry. E per me è proprio Natale è quello più che altri film. Sì, sai che adesso a ripensarci è vero, ricordo anch'io sì, questa cosa. Lo facevano della prima, ormai appunto Bros. Dei bambini. E quindi insomma ricordo con affetto, a parte proprio Tom e Jerry in generale, che lo guardavo sempre, però la vigilia di Natale c'era il momento, insomma, diciamo nel verso le 7, le 8 davano sempre tutti questi cartoni. Allora intanto Roberta scrive: buongiorno, se a qualcuno interessa l'associazione Cani Smarriti e Trovati.it ha fatto un calendario per la raccolta fondi. L'associazione opera in tutta Italia, potete vedere il sito, lo ha messo proprio su Twitch, www.canismarritietrovati.it. Chi ne vuole una copia posso portarvela quando ci si vede per il plunchettone. Questa è una cosa molto importante e quindi mai lo ricorderemo, mandaci il link anche su WhatsApp, così mai lo ricordiamo nell'incedere verso il plunchettone. Chi vuole sostenere questa associazione e quindi anche poi ovviamente come tutte le raccolte fondi volete documentarvi e avere prova appunto della serietà dell'associazione, c'è il sito a disposizione e mi sembra una cosa molto carina che condivido in pieno. Sì, anch'io, perché noi amiamo i cagnoloni. Senti, a proposito di cinema, cosa curiosa, questa ve la dico, per la prima volta nella storia, almeno fino adesso, 27 novembre 2024, i primi 10 film per incasso di un anno, in questo caso i primi 10 film di incasso per il 2024, sono tutti sequel. Tutti, nessuno escluso. Il primo è Inside Out 2, poi Deadpool e Wolverine, che è il terzo film della saga, Cattivissimo Me 4, Dune 2, Godzilla e Kong, Kung Fu Panda 4, Beetlejuice, Venom The Last Dance, Bad Boys Ride or Die e Kingdom of the Planet of the Apes. E si aggiungeranno Il Gladiatore 2, domani esce Oceania 2, che sono altri due sequel. Si fa il quadro completo. Ed è strano. Allora, non è strano in realtà perché ormai fanno solo sequel e remake. Anche perché noi spesso ne abbiamo parlato di questa cosa, che comunque sembra che ci sia una sorta di mancanza di idee, o meglio, non una mancanza di idee, ma che alla fine diciamo il mercato vada un po' sull'usato garantito, cioè sulle cose che magari ti consentono di avere un incasso sicuro o comunque molto probabile, senza osare magari a cercare qualcosa di nuovo. È una cosa che abbiamo lamentato spesso. Alcuni di questi sequel li ho visti e mi sono piaciuti moltissimo, altri sì, però è inquietante. In effetti è come dici te, sembra proprio una mancanza di idee, oppure vado sul sicuro. È proprio l'usato garantito, cioè quello di comunque andare su un franchise che alla fine ti può garantire un buon risultato al botteghino, perché poi alla fine anche lì è una scommessa, perché abbiamo parlato anche di questo molte volte, di quanto sia difficile adesso portare le persone al cinema. Neanche tanto, perché poi quando ci sono dei film validi e invece poi la gente incredibilmente poi ci va, però diciamo che le major investono più magari nelle serie TV, nelle piattaforme streaming, meno al cinema, e quando investono su cose magari che ti possano garantire un ritorno. Allora devo dire che in Italia in queste ultime settimane sta andando benissimo, ne abbiamo parlato, Il ragazzo dai pantaloni rosa, che lunedì era primo addirittura al box office, ha incassato 5 milioni e mezzo di euro. Ed era partito piano, poi anche con le iniziative a scuola, sì. Se ne è parlato moltissimo di questo ragazzo che si è suicidato a 15 anni, Andrea Spezzacatena, per bullismo, cyberbullismo e omofobia. È una cosa incredibile e un'ottima idea, quello per le scuole, di organizzare comunque una visione collettiva, e quindi magari insomma è un'ottima iniziativa, perché proprio i ragazzi dovrebbero essere il target di questo film, non solo ovviamente. E dopo l'iniziativa per le scuole ha preso molto piede e quindi è un prodotto che sicuramente merita. Il Gladiatore 2 fa incetta di incassi nel nostro paese, mentre va così così Wicked, che è questa sorta di prequel del Mago di Oz. Negli Stati Uniti sono impazziti per Wicked, sì, sì. Sarà che per loro il Mago di Oz ha un altro valore rispetto a noi, quasi molto cultura più, americana, sì.
qui non se l'è affilato quasi nessuno e ci hanno speso tantissimi soldi, ma negli States ha fatto il botto, sì, sì, vero e proprio. C'è Ariana Grande, che è una delle due protagoniste, questo molto dolce, devo dire. Per vederlo con la nonna, è tornata nella sua città d'origine, Boca Raton, in Florida, ha portato la nonna al cinema dove andava sin da bambina, e c'è questa immagine, la nonna mano nella mano con Ariana Grande che vede il film, dove che c'è molto tenera. È di una tenerezza. C'è Lila che scrive, esatto, più che mancare le idee, preferiscono puntare sull'operazione nostalgia e quindi vanno sul sequel, che io apprezzo, ma anche basta. E poi, raga, io qui che muoio per andarla a vedere, ma è un musical e non c'è nessuno che vuole vederlo al cinema, ho solo amici e marito a cui non piacciono i musical, ci vengo e allora aspetta, io, aspetta. Ci vengo io. Vogliamo organizzarla voi? Organizziamo, no. Io, allora... allora chi vuole vedere Wicked, organizziamoci, se riusciamo, se io spero che, allora, premessa, spero che questa settimana, che la prossima torni Martina in carico nella, su Radio Rock, e quindi di tornare alla nostra routine, che intanto ci torniamo dalle 7:40 del mattino, che è il nostro appuntamento, insomma, consueto. E anche per allentare un po' la pressione di impegni, sonno, stanchezza che abbiamo sia io ma anche Fuffo, perché poi Fuffo mi supporta, mi aiuta, mi accompagna, quindi insomma è un impegno per entrambi. Però mi piace moltissimo l'idea di, se torna tutto normale la settimana prossima, organizziamoci anche tardo pomeriggio, guarda che vi vengo a dire, c'è una cosa che poi facciamo presto. Orario antisonno. Un orario antisonno, io ci sto, Lila, ci vengo io a vederlo. Allora io giuro a te, Lila, giuro a te, Nicole, che neanche se mi pagate ma due biglietti vengo. Ma tu non ti vogliamo, vengo. Ma non ti vogliamo, facciamo una cosa proprio, un'operazione proprio di in cui Fuffo è, anzi voglio promuovere operazioni col marito di Lila esclusa. E con gli amici di Lila ce ne andiamo a mangiare alla faccia vostra, oh. Capito? A sentire questo musical. Tanto, Lila, mi sembra che anche tu sei comunque è una zona comunque quantomeno del cuore, questa qui, ma se lo fanno, come si chiama il cinema che sta qui? Atlantic. E allora ci organizziamo e ce ne andiamo un pomeriggio, io finisco di fare la babysitter e andiamo al cinema. Si può fare, ragazzi, però appunto cerchiamo di capire se la settimana prossima torna la nostra vita normale. Invece c'è il prossimo film di Christopher Nolan, su cui c'è un mistero clamoroso, lui non ha detto niente della trama, niente, tranne che non è ambientata nel presente, quindi può essere il passato, può essere il futuro o una commistione tra tutti e tre. Per il resto i giornalisti si stanno inventando la trama, ogni settimana c'è una trama diversa, tutte smentite, addirittura chi diceva fosse una sorta di guerra di elicotteri, altri un viaggio nel tempo, insomma stanno a sparare nel mucchio, ma c'è uno dei cast più clamorosi che si sono mai letti negli ultimi anni, cioè Tom Holland con Zendaya, quindi Spider-Man e MJ, poi c'è Robert Pattinson, ultima volta che l'abbiamo visto al cinema con Batman, ancora ci sarà Matt Damon, ci sarà Charlize Theron, che è l'ultima che ha confermato la sua presenza, e Anne Hathaway, che già ha lavorato con Christopher Nolan in Batman e in Interstellar. Esatto. Ma non si sa di cosa diamine parli il film. È sempre un mistero che avvolge comunque i film di Nolan. Però aspetta, noi prima di chiudere il podcast dobbiamo parlare assolutamente di Carlo Conti e David Bowie. Non ne usciamo da qui. No, mi è venuto in mente adesso, prima che ci scordiamo. Comunque è sempre un mistero le trame di Nolan. E quindi siamo molto curiosi, ma lo fa anche appunto perché era un po' di hype, come è giusto che sia. C'è Roberta che si unisce a chi mangia e beve. Tra l'altro c'era questa cosa curiosa di Tom Holland e Zendaya, immagino Tom Holland ce l'abbiate presente, se non l'avete presente vi faccio vedere il vostro amorevole Spider-Man di quartiere. Lui e Zendaya sono belli da morire. Sì. Per fare una citazione incredibile. Però nata proprio sul set. Allora, loro ci tengono molto a che la loro relazione sia privata. Credo che Tom Holland abbia semplicemente l'ufficio stampa che gli curi i social network, ma lui non ci va, non vuole. Si è ritirato, aveva proprio anche dichiarato che insomma voleva prendersi una pausa. E anche Zendaya hanno detto vogliamo che la nostra relazione sia protettiva. Quindi sì, siamo personaggi pubblici, qualcosa vi facciamo vedere, però sono affari nostri. E ha dichiarato in una intervista
che l'ultima cosa che ha cercato, che aveva cercato proprio un minuto prima su Google, era proprio Zendaya, quindi la fidanzata. E spiega perché. Dice: non sono sui social, gestisce il mio ufficio stampa, quindi a volte, per una questione di ansia, controllo su internet per vedere se a Zendaya va tutto bene. Un messaggino su... Faccio solo una piccola ricerca su Google, guardo le notizie e dico: ah, vabbè, non è successo niente, sta bene. Fai una telefonata. Ma la telefonata? Cioè... ma poi come fuso orario? No, fuso secondo orario. Me invece intende, fammi vedere se è uscita qualche polemica su Zendaya. Okay. E quindi lui ciclicamente va a controllare... Una cosa protettiva. Se a me vedessero le cose che cerco su Google, darebbero del pazzo. Sono solo ricerche per il podcast. Ma non cerca me però. No. Non cerca... Vabbè, adesso c'ho le ultime, che sono WhatsApp web, Wiki, non cerca me, Gmail. Anche se però oggi qualcuno mi ha scritto, mentre parlavo, un messaggio che è arrivato in radio, mi ha scritto: questa non ha un pavimento, allora, aspetta, da lavare. Aspetta. Contestualizziamo, Nicole parlava di non violenza, insomma, di genere. Parlavamo comunque di violenza di genere, questione di genere, quindi insomma stavo ero incaricata comunque di, insomma... Era un discorso molto ampio e quindi qualcuno si è sentito in dovere di fare questa battuta. Ma questa non ce l'ha un pavimento da lavare. Non ce l'ha un pavimento da lavare. E devo dire che lui, io mi sono molto piccata, però lui, molto protettivo, che era all'ascolto, mi ha scritto, tra l'altro rettificando, che a casa lo lava lui il pavimento. Ho scritto: ma magari, perché li pulisco io. Lava lui. No, però è stato brutto. È stato brutto da sentire. Adesso faccio come Tom Holland e vado su Google è, a cercare se sei oggetto, vedi, di scherno. Tu però eri sul pezzo, vedi, non hai dovuto cercare, l'hai... Sì, si fece cosa è successo anche questo. Che era, poi ci ricolleghiamo a quello che stavamo dicendo all'inizio, no? Che usciti dalla bolla, affrontare alcuni temi è tosto, perché pensi di essere arrivati a un certo punto, invece poi ti rendi conto che non è così. E questo era uno dei tanti. Allora, Luca invece, anzi sono io che torno indietro, scriveva: la cosa bella delle feste di una volta era che ti sparavano in sequenza film spettacolari, e visto che non avevi piattaforme streaming, questa cosa ti faceva godere. Io ricordo che fino a tanto tempo fa, cioè non fino a neanche tanto tempo fa, volevo dire, a Natale si andava poi con gli amici, l'appuntamento diciamo post Natale, facevi il pranzo con la famiglia, poi si andava al cinema la sera, il 25 o il 26. Ma insomma, io fino a che ho avuto 20-25 anni, la cosa bella era andare a vedere il film di Natale o il film che usciva in quel periodo con gli amici, proprio tra il 25 e il 26. Quindi insomma era una cosa che si faceva, comunque era proprio la cosa del Natale. Adesso non so se si fa più, anche perché poi non ci sono neanche più, cioè escono anche pochi film secondo me sotto le feste, escono un po' prima, ma insomma non ne escono tantissimi e non ne escono di memorabili. A Capodanno escono solitamente. A Capodanno, esatto. Che le persone se lo vanno a vedere proprio, che Cozzalone fa uscire sempre il film, esatto, a Capodanno. Che un po' ha sostituito anche l'uscita un po' del cinepanettone, che ormai non, insomma, qualcosa esce, ma non con la carica, diciamo. Beh, di uscite musicali, questa mi ha di uscite cinematografiche, questa mi ha fatto piuttosto ridere. È una cosa che già fecero con il principe Harry e come si chiama quell'altra? Ah, Meghan Markle, ovvero un film su Taylor Swift e Travis Kelce, che è il suo fidanzato, ma con i nomi inventati e la biografia leggermente diversa, ma è palesemente un film che... è andato 2 giorni fa sulla TV americana, sul canale Lifetime, in cui però per non pagare, mi faceva troppo ridere, per non pagare i diritti, no, facevi delle cose leggermente diverse. Quindi lei non si chiama Taylor, ma si chiama Bowen, ed è una famosa cantante pop bionda che si innamora di un giocatore di football americano che si chiama Drew, ed è praticamente la stessa storia. Però non la possono chiamare Taylor Swift e Travis Kelce, ma Christmas in the Spotlight. Giusto. Tra l'altro sta cominciando anche, ho visto ieri gli spot, la stagione dei B-movie, diciamo, di Natale del canale 8, che abbiamo scoperto essere il guilty pleasure di tantissime persone. Cioè quelle commedie, insomma, non proprio mainstream, però sul Natale, ambientate da quelle, insomma, cose romantiche nel periodo natalizio, che vanno tantissimo. Abbiamo scoperto... Ma mi ricordo che a Plum Cake c'era un sacco di gente
gente appassionata di film di serie B di Natale. Tant'è che la cosa mi ha anche incuriosito, quando ho visto lo spot ho pensato, vedi cosa devo fare quest'anno, voglio mettere così il dito nella tana del bianconiglio, cioè immergermi un pochettino e vedere se effettivamente sono così ipnotici questi film, queste commedie, i buoni sentimenti. Ma perché sono tranquilloni, buoni sentimenti. Che molto spesso c'è bisogno comunque anche di staccare e vedere qualcosa veramente di distensivo. Di distensivo, brava. Vabbè, detto questo, Nicole voleva parlare di Carlo Conti, ragazzi, perché la cosa mi ha fatto sorridere. È troppo ghiotta questa notizia. Ieri, durante un'intervista, hanno chiesto a Carlo Conti se avesse qualche rimpianto durante la carriera, qualcosa che ha sbagliato, soprattutto legato alla sua esperienza a Sanremo. E lui ha detto sì, effettivamente c'è una cosa che non rifarei, ovvero nel 2015 ci hanno offerto David Bowie a Sanremo per la serata finale e abbiamo detto, ma ci serve David Bowie? Ma che ci facciamo con David Bowie? Ma costa troppo, ci viene a cantare Heroes e il suo nuovo singolo. Che poi già mi chiedo come mai avesse questa voglia David Bowie di venire a cantare a Sanremo, ma anche fosse, cioè voglio dire, è vero che... cioè... non capisco come sia stato, come sia venuto in mente di dire no, che facciamo a David Bowie? Ci siamo guardati, era lui il direttore d'orchestra e l'organizzatore di Sanremo, che del teatro, ha detto: ma sai quanto qua? Ci abbiamo Michele Zarrillo, dico un nome per dire. Gli ascolti stavano andando molto bene, quindi non c'era bisogno. Poi però è morto l'anno dopo e sarebbe stata l'ultima apparizione in Italia di David Bowie e forse, dico forse, abbiamo sbagliato. Allora, a prescindere dalla dipartita poi di David Bowie, era come una cazzata comunque sulla carta, scusa, ho detto una parolaccia. Era una sciocchezza, comunque mi stanno traviando. Allora, era una sciocchezza dire di no a David Bowie, a prescindere che anche dopo la morte si sapeva che onestamente era... questa cosa è ridicola, perché ti dico, abbiamo David Bowie che vuole venire, chiede che facciamo, si guardano questi tizi e dicono: Ma ci abbiamo Albano. Ma vorrei sapere quali sono gli ospiti di quell'anno, quali erano in alternativa a David Bowie. Intanto saluto Elisa, che bello vederti, che bello trovarti. Almeno in questo orario un po' inconsueto riusciamo ogni tanto a recuperare qualcuno che non riesce a seguirci la mattina, ma, e quindi è un piacere trovarti. Però ecco, insomma, al di là del fatto che poi sia venuto a mancare l'anno dopo, però questa è la dimostrazione di quello che diceva Amadeus, ossia che l'ospite internazionale non è che dal pubblico di Sanremo viene valorizzato. Allora aspetta, adesso che ci penso, facciamo un passo indietro. Era una sciocchezza magari per noi, però effettivamente per il pubblico medio del festival all'epoca, perché adesso si è molto svecchiato negli ultimi anni, ma all'epoca probabilmente David Bowie era l'equivalente, che ne so, di un passante probabilmente. Ma chi è questo che c'ha un occhio strano? Ma che vuole? Effettivamente, ora che ci penso, come ragionamento, come target, non era così sbagliato. Poi vedi che a volte, vedi, parlando capisci. Però grandi rimpianti, io lo cito sempre, però il più grande rimpianto di mio cugino fu nel 94. Il padre non gli permise di andare al concerto dei Nirvana al Palaghiaccio di Marino, perché no, troppo, troppo pericoloso, ci andrai la prossima volta. E Kurt Cobain si è ucciso un mese dopo. E mio cugino non ha mai superato quella cosa, ti credo, cioè tu dicendo cavolo, era il mio mito. E invece no, si è... poteva vederlo in un concerto che è rimasto poi iconico, quello al Palaghiaccio di Marino, e invece l'anno dopo non c'è stato, purtroppo. Credo dopo il Palaghiaccio di Marino ne abbia fatto soltanto un altro di concerto negli Stati Uniti, ma non in uno stadio, una piazza prestigiosa. Quindi in Europa l'ultimo è stato al Palaghiaccio di Marino nel 1994. Esatto. Allora, quindi volendo, dice Luca, c'era il budget per Bowie, ma non l'hanno utilizzato. E questo budget, questo che fine budget ha fatto? Dove è finito? A chi l'hanno destinato? Quindi vediamo un po' se c'è un sospetto di... così. A proposito di budget, scusate. Allora, il Comune di Roma sta sempre... L'hanno dato apposta. Allora, il Comune di Roma sta sempre in un debito costante, il bilancio chiude sempre in rosso. In Svizzera la situazione è leggermente diversa, parliamo del cantone Basilea città, sono 26 i cantoni svizzeri, Basilea ne ha uno per la città e uno per l'Interland, e quest'anno il bilancio rispetto a quanto preventivato l'hanno chiuso in attivo di 424 milioni di franchi svizzeri,
Vuol dire tipo 430. Diciamo che non hanno un problema di evasione fiscale in Svizzera. Cioè, questi hanno chiuso in attivo di 400 milioni e quindi hanno detto: abbiamo troppi soldi. Che ce famo? Li investiamo per altre strutture, progetti? Sono ma già stiamo nel... comunque già stiamo nell'Eden. Quindi hanno deciso di rimborsare 2.700 euro a capoccia alle persone che hanno pagato le tasse come rimborso tasse. Ovvero, le vostre erano troppe le tasse che avete pagato. E quindi adesso per Natale gli arriva un bonifico di 2.700. Io sono svizzera, se possiamo fare di svizzero, diventi, non lo so, cioè, questa è oltre la ricchezza. Stiamo talmente bene che perché fare una strada in non più? Non servono neanche delle infrastrutture nuove, delle cose in cui investire, che ci abbiamo tutto ed è tutto perfetto. Che fai? Le ridistribuisci, ovviamente. Quindi hanno deciso che da quest'anno faranno un consiglio comunale ad hoc. L'eccedenza del bilancio andrà ogni anno per l'80% ai cittadini e il 20% invece al debito comunale, però quello storico, quello che esatto, non impatta sì, su... Beh, beh, a di voi. E che dire, ragazzi? Un bel regalo di Natale! Beh, certo, ma poi probabilmente non hanno neanche bisogno. Ci sono stati anche coloro che hanno protestato dicendo che non era giusto darlo alle persone, ma dovevano essere investiti su progetti per la città, progetti... Così stiamo lì, dice, dai, 5 euro in Svizzera, ragazzi. Ma che la civiltà, c'è qualcuno che dice: no, perché mi dai questi soldi? Io ormai l'ho dati giustamente in tasse ed era un dovuto, magari ridistribuiamolo a chi ha bisogno in progetti che servono per la comunità. Guarda, ultimissima cosa, questa è una curiosità. Però un filo di invidia si può dire o è brutto? Un cincinino di invidia? A Roma con quei soldi ci avrebbero fatto la scarpetta con la rosetta. Dice un Marco diffidente, maligno, se beh, oserei dire. Io mi ricordo in una precedente esperienza lavorativa, sotto Natale facevano il pacco di Natale della radio. Ok, che è pure bello perché... Però c'erano degli arretrati da pagare. E ci fu una persona che quando gli donarono il pacco con una gamba di prosciutto, non la prese bene. Completamente la testa. E disse: ah, ci picchia, ma perché invece di darmi un prosciutto non mi date i 3 stipendi che mi dovete? E all'epoca erano solo 3, pensate. E quindi ci fu... E dai tempi quando erano solo 3. Ma questo è un altro discorso per un altro giorno. No, allora ti dicevo che c'è questa causa intentata dalla Gibson. La Gibson è una delle marche di chitarra più famose di tutti i tempi, che ha querelato Donald Trump. E perché, direte voi? Allora, adesso ti vado a prendere l'articolo esatto, se lo trovo, ma non lo trovo. Perché comunque lui ha deciso, non si sa per quale motivo, di produrre delle chitarre. Delle chitarre. Perché, non si sa, però l'ha voluto fare. E la Gibson ha detto, sono identiche alle Paul, ovvero hanno preso proprio il design assolutamente in maniera identica. Ma ci hanno messo la scritta Make America Great Again. Esatto, ma perché? ma però perché? Dai, gli hai copiato tutto. E allora si sono fatti, insomma, storcere quelli di... Eccolo della qua, Gibson, lo storico marchio americano di chitarre, ha accusato Donald Trump di aver copiato il design iconico delle sue Les Paul. Pochi giorni fa il presidente eletto su Truth aveva lanciato sul suo social questa collezione di chitarre Make America Great Again con il numero 45, perché lui è stato il 45esimo presidente degli Stati Uniti, ora è il 47esimo. Ma sono identiche alla loro collezione. E quindi si sono fatti storcere. L'unica chitarra ufficialmente approvata dal presidente Trump, se la vuoi basic, $1,500. Se invece la vuoi firmata da Donald Trump, sono $10,000. Esatto, quindi voi capite bene. Allora, Elisa ci scrive: al mio vecchio lavoro, quando vi seguivo in radio la mattina, a noi, oltre a non pagarci lo stipendio, non ci facevano manco il pacco di Natale. Però coerenza, vedi. Però il capo si presentò con un fantastico panettone, una bottiglia di spumante per festeggiare. Eravamo in 15 a dividerci questo lautopasto prenatalizio. Allora, posso rilanciare questa cosa qua? A noi invece, in un periodo in cui gli stipendi erano un bel po' di più, non solo non ce li davano e non ci portavano la bottiglia di spumante, ma volevano i soldi per fare il regalo al capo. Al boss. Io però l'ultima volta ho detto no, non mi rifiuto. Sì, fu un momento fantastico. Un momento fantastico. Allora, ragazzi, colletta, dobbiamo fare il regalo al capo. No, capisci? Alla base 10 euro. E ci fu un no da parte di Nicola. E ho anche specificato: se ci volete scrivere sul biglietto che proprio non glielo ho voluto dare, è meglio.
Questo chissà, è quanto. Chissà. Quindi, non Elisa, diciamo di più. Sorella, ti abbracciamo per questo. Ognuno con quale faccia avete brindato poi e mangiato? Poi mi immagino, sai, quelli, i pacchi, quelli con la strena, con lo spumante, quello a 2,50 euro, quindi manco uno spumante, cioè col bicchiere di plastica. Però è così, quindi almeno eravamo fortunati perché ricevamo i pacchi corposi. Però la puoi raccontare questa cosa adesso, e riderne con noi. Ragazzi, grazie, siamo arrivati in chiusura. Domani abbiamo detto che daremo tutte le indicazioni per il Plunkettone Day. Intanto vi possiamo dire, comunque, se volete intanto segnarlo in agenda, che molto probabilmente l'incontro ritiro Plunkettone Brindisi sarà il 21 di dicembre, che è un sabato. Pomeriggio ovviamente aperto, quindi potete venire insomma più o meno dalle 4 fino alla chiusura, fino a che non ci caccia Luca, ma potete venire quando volete. Vi daremo anche le coordinate su come acquistare e prenotare il Plunkettone. Vogliamo ricordare i nostri contatti? Se me lo chiedi così, dimmelo più convinta. I nostri contatti, ricordiamo. Per commentare altre facezze avete a disposizione, anche quando non siamo in diretta, il 379 1472 032. Se perdete le puntate in diretta potete recuperarle in differita sul nostro canale YouTube. Iscrivetevi e commentate se volete, se no c'è la parte audio sulle principali piattaforme di streaming. Ci ritroviamo domani mattina dalle 11 sempre qui in diretta sul podcast. E dunque potete sostenere il podcast abbonandovi con Amazon Prime gratuitamente, avete incluso un canale da seguire, quindi potete farlo, oppure potete fare delle donazioni dirette tramite Buy Me a Coffee e Coffee. Coffee vi dà in più la possibilità di scegliere un budget mensile che vi verrà scalato e abbonarvi al nostro podcast. Fate abbracciare Niki, giornata impegnativa, l'hai portata a casa e ora da vera donna vai a cucinare il pranzo. Ciao amici, vi vogliamo tanto bene, ciao, ciao.